Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Fiprex Duo. A cosa serve? Fiprex Duo 50 mg più 60 mg ha un medicinale veterinario a base del principio attivo fipronil più metoprene, appartenente alla categoria degli antiparassitari e nello specifico altri ectoparassiticidi per uso topico. È commercializzato in Italia dall'azienda For Pharmacro SRL. Fiprex Duo 50 mg più 60 mg può essere prescritto con ricetta SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Vet Agro Trading SP. Zoul. Concessionario: For Pharmacro SRL. Ricetta: SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Principio attivo: fipronil più metoprene. Gruppo terapeutico: antiparassitari. Forma farmaceutica: soluzione. Confezioni: Fiprex Duo 50 mg più 60 mg 1 pipetta da 0,5 ml. Principio attivo: ogni pipetta da 0,5 ml contiene fipronil 50,00 mg, S, metoprene 60,00 mg. Indicazioni: nei gatti, da utilizzare contro le infestazioni da pulci, da sole o in associazione con zecche e barra oppidocchi masticatori. Eliminazione delle pulci, Ctenocephalidis SPP. L'efficacia insetticida contro nuove infestazioni con pulci adulte persiste per 4 settimane. Prevenzione della moltiplicazione delle pulci inibendo lo sviluppo di uova, attività ovicida, larve e pupe, attività larvicida, originate da uova deposte da pulci adulte per 6 settimane dopo l'applicazione. Eliminazione delle zecche, Ixodes ricinus, Dermacentur variabilis, Rapicephalus sanguineus. Il prodotto ha un'efficacia caricida persistente fino a 2 settimane contro le zecche, sulla base di dati sperimentali. Eliminazione dei pidocchi, Felicola subrostratus. Il prodotto può essere utilizzato come parte di una strategia di trattamento per il controllo della dermatite allergica da pulci, FAD, dove questo è stato precedentemente diagnosticato da un veterinario. Nei furetti, da utilizzare contro le infestazioni da pulci, da solo o in associazione con le zecche. Eliminazione delle pulci, Ctenocephalidis SPP. L'efficacia insetticida contro nuove infestazioni con pulci adulte persiste per 4 settimane. Prevenzione della moltiplicazione delle pulci inibendo lo sviluppo di uova, attività ovicida, larve e pupe, attività larvicida, originate da uova deposte da pulci adulte. Eliminazione delle zecche, Ixodes ricinus. Il prodotto ha un'efficacia caricida persistente per 4 settimane contro le zecche, sulla base di dati sperimentali. Posologia: via di somministrazione e dosaggio. Uso spot onorevole: una pipetta da 0,5 ml per un gatto, corrispondente a una dose minima raccomandata di 5 mg/kg per fipronil e 6 mg/kg per S, metoprene, mediante applicazione topica cutanea. In assenza di studi sulla sicurezza del prodotto, l'intervallo minimo di trattamento è di 4 settimane. Una pipetta da 0,5 ml per furetto corrispondente a una dose di 50 mg per fipronil e 60 mg per S, metoprene per furetto, mediante applicazione topica sulla pelle. L'intervallo minimo di trattamento è di 4 settimane. Metodo di somministrazione: tenere la pipetta in posizione verticale. Picchiettare la parte stretta della pipetta per assicurarsi che il contenuto rimanga all'interno della parte principale della pipetta. Tirare indietro la punta. Separare il pelo sul dorso dell'animale e la base del collo tra le scapole fino a quando la pelle è visibile. Posizionare la punta della pipetta sulla cute e spremere la pipetta più volte per svuotare il suo contenuto completamente e direttamente sulla pelle in un punto. Avvertenze: precauzioni speciali per l'impiego negli animali. Evita il contatto con gli occhi dell'animale. Non applicare il prodotto su ferite o pelle danneggiata. È importante assicurarsi che il prodotto sia applicato in un'area in cui l'animale non può leccarlo e assicurarsi che gli animali non si lecchino l'un l'altro dopo il trattamento. Potrebbe esserci un attaccamento di singole zecche. Per questo motivo una trasmissione di malattie infettive non può essere completamente esclusa se le condizioni sono sfavorevoli. Fonte: Codifa, l'informatore farmaceutico.
Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato.